Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi ho deciso di farmi un po' del male. Sì, perché ho deciso di andare a leggere i commenti più cattivi, le offese più brutte degli haters su TikTok. Come sapete sono molto attiva su TikTok, anche se so che non tutti quelli che mi seguono qui su YouTube mi seguono anche su TikTok, però sì, sto postando tantissimi video su TikTok, ho fatto 2 milioni di visualizzazioni in poco più di 24 ore, quindi non me l'aspettavo. Nemmeno io e ne sono molto molto contenta, ma purtroppo quando i video vanno virali che cosa succede? Lo sappiamo benissimo, arrivano anche gli haters a lasciarti offese, insulti e chi più ne ha più ne metta. Tra l'altro TikTok mi ricorda tantissimo YouTube agli inizi, tipo YouTube dal 2009 al 2012, diciamo. Quindi, visto che di materiale del genere ce n'è sempre tanto e su TikTok ancora di più, io direi oggi di divertirci un po', perché diciamoci la verità, in realtà mi diverto a leggere questo tipo di commenti con voi, cioè, tipo se li leggo da sola magari ci rimango male, tipo, e poi ok mi dimentico, però magari al momento ci rimango male. Quando invece li utilizzo per farci dei video con voi è come se voi foste presenti quando li leggo e quindi non mi pesano. Non so come spiegarla questa cosa, ma secondo me deve avere un fondo scientifico, una spiegazione psicologica, perché se li condivido con voi i messaggi brutti, o cioè non condividerli, ma nel senso che li leggo con voi, mi sento automaticamente meglio, quindi. E poi alcuni sono veramente esilaranti, quindi direi di non perdere altro tempo e andiamo a leggere queste perle degli haters su TikTok. Nel frattempo sorseggio il mio white chocolate mocha di Starbucks. Qui ad Amsterdam c'è il delivery di Starbucks, purtroppo per fortuna, perché l'ordino sempre. Il primo commento arriva sotto ad un video in cui raccontavo dei prodotti di lusso, prodotti costosi di cui mi sono pentita, un po' la stessa tipologia di video che faccio anche qua su YouTube, che vi piace tantissimo. Quella tipologia sta spopolando anche su TikTok, infatti ogni video che faccio praticamente di questa tipologia va virale. E mi è arrivato questo commento che dice: allora, a parte che io faccio fatica a leggere questo commento perché non è scritto proprio, diciamo, in un italiano perfetto, che io dico, quando vuoi scrivere una cattiveria, almeno assicurati che il tuo italiano sia corretto. Ma comunque, dal tuo accento mi sembri rusa, che presumo voglia dire russa, e ci sono arrivata, cioè ci arrivo a questa cosa solo perché mi dicono da quando ho aperto il canale che sembro russa. Allora, non può essere l'accento, ragazzi, perché il mio accento è l'accento triestino più tipico possibile, immaginabile. Quindi ok, numero uno, mi sono resa conto che nessuno conosce l'accento triestino, ma numero due, perché sembro russa? Perché mi dite che sembro russa? Forse per i miei colori? Cioè, non riesco a capire questa cosa veramente. Comunque penso che sia questo quello che intende quando dice mi sembri russa. Voi siete fissate su queste cose, sembra che solo date valore a solo queste cose materiali. Non te seguirò mai. Non so, da dove devo iniziare? Ditemi da quale errore devo iniziare. Allora, a parte che secondo me quella russa è lei, o forse di un'altra nazionalità, quindi dai, abboniamole questi errori, diciamo così. Ma mi sembra anche un pochino razzistella, nel senso che va un po' per luoghi comuni. Non è proprio tanto bello dire queste cose. Io non sono russa, non ho parenti che vengono dalla Russia, capisco un po' di russo perché non è molto distante dallo sloveno, sono lingue slave entrambe, quindi un minimo riesco a capire il russo. Appunto, non ho origini russe di alcun tipo, quindi non mi sento offesa personalmente, però non è proprio carina come cosa da dire, cioè, nel senso, scusami un attimo, e adesso che ti ho detto che effettivamente il mio accento è triestino, cosa significa? Cioè, do comunque valore solo alle cose materiali? Cioè, non ho capito. Soffermiamoci sulla fine del commento che dice non te seguirò mai, cioè non ti seguirò mai, perché penso di doverlo tradurre, tipo, e facciamo un minuto di silenzio per il lutto, la tristezza e l'oblio estremo che io provo perché Silvia Torres non mi seguirà mai. Ok, basta, è finito. Sempre sotto lo stesso video, altro commento di Yardistd,
che mi dice: compra qualche libro invece di rincorrere un lusso effimero. Allora, adoro, perché con questa terminologia vuole tipo farmi capire che sono praticamente una buzzurra ignorante, e non riesco a capire tanto perché si fa questa associazione che se a qualcuno piacciono le cose di lusso o magari cose anche frivole, automaticamente non può essere una persona acculturata che ha studiato. Cioè, non riesco a capire per quale strano tipo di pensiero o tipo di associazione queste due cose non possono assolutamente andare assieme. Quindi o sei una persona super super superficiale, quindi ti piacciono le cose di lusso, oppure sei un intellettuale. Cioè, se sei un intellettuale, una persona che ha un minimo di materia grigia, automaticamente non ti possono piacere le cose di lusso. Non ho ben capito questa cosa. Apprezziamo però comunque il nostro Yardskd, perché comunque è stato molto elegante nell'esprimere, diciamo, il suo giudizio, che è un giudizio sbagliato, ma diciamo che è stato comunque molto elegante, tipo: ti offendo ma sono un signore allo stesso tempo. Poi, allora, sempre della serie la grammatica italiana e l'italiano l'abbiamo dimenticato da mo', c'è Milo Suce 20 che mi scrive, adesso non mi ricordo sotto quale video, ma insomma, mi scrive: scendi dal pedestalo. Pedestalo, ormai è così difficile, santo cielo, è così difficile andare su Google, ok, a scrivere piedistallo, perché se scrivi su Google pedestallo, cioè comunque ti dice forse intendevi piedistallo, quindi non è che, cioè, voglio dire, prima di venire ad insultare me, ok, perché non vi fate una ricerca su Google, controllate sul dizionario, cioè veramente non è che ci voglia tanto, cioè mi dispiace per gli haters a questo punto, io sto dando consigli agli haters, ma veramente ci fate una figura becera così, perché c'è, cioè, almeno, cioè, hai scritto tre parole, cioè seriamente tre parole, e non sei riuscita, ok, o riuscito, non so di che sesso tu sia, a scriverle correttamente, cioè nel senso, io scenderò dal pedestalo, ma tu promettimi che ti compri un dizionario. Poi c'è il genio che mi dice, allora si chiama Moki Bijou, ok, che viene a scrivermi: l'agenzia delle entrate. Notare l'accento, perché secondo me lei l'ha detto così, ok? Cioè, io, così come faccio parlare gli animali, faccio parlare anche gli haters, ok? L'agenzia delle entrate dovrebbe prendervi una percentuale... L'agenzia delle entrate dovrebbe prendervi una percentuale più alta. Notare, ok? Visto che non state lavorando, ma solo guadagnando! 500 punti esclamativi. E io adoro, tra l'altro, le persone che le scrivono: che brutta cosa l'invidia, l'invidia è una brutta bestia. Io vi adoro, perché veramente, come asfaltate le persone su TikTok, io non ho mai visto, cioè io adoro veramente quelli che vengono ad asfaltare la gente sul mio profilo TikTok. Sappiate che anche se non vi metto cuoricino, rispondo sempre, comunque vi vedo e sono lì che tipo dico brava. Comunque, io adoro, perché non ha praticamente senso quello che dice, cioè nel senso, dice che io non lavoro, quindi quello che guadagno non lo lavoro guadagnando, ma guadagno e basta, così, cioè tipo cammino e mi piovono i soldi in testa praticamente, io non sto lavorando, quindi teoricamente se non lavoro non dovrei pagarle le tasse, giusto? Lo dici tu, non è un lavoro, ce l'hai detto tu, nel senso, io non sto lavorando, quindi perché mai l'agenzia delle entrate dovrebbe prendermi una percentuale ancora più alta di quella che prende, che tra l'altro tu non ne hai la più pallida idea, ma così, cioè a te dà fastidio che io abbia cose costose, quindi quello che ti prende non è abbastanza perché non dovresti averle, ok? Ma come fai a dire che dovrebbe prendermi percentuali più alte se non è un lavoro? Cioè, se non è un lavoro non dovrebbe proprio prendermi niente, quindi, cioè, fai un po' di pace col tuo cervello, con te stessa, e deciditi: o è un lavoro e le tasse le devo pagare, oppure non è un lavoro e le tasse non le devo pagare. Cioè, pensa un attimino a quello che hai detto, vai da un commercialista e fatti spiegare due cose, perché secondo me non ti è molto chiaro come funziona. Notare comunque, così come su YouTube e così come su Instagram, o qua non si sbaglia mai, gli hater non hanno mai 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 foto, profilo e nome vero, vuol dire che lo sanno che quello che dicono non è carino, perché si proteggono con l'anonimato. Questa è una cosa che
non si sbaglia mai, e qua il 99% delle volte è così. C'è anche quell'1% di gente pazza che rischia la denuncia e mette nome, cognome e foto, però per il 99% sono tutti super anonimi. Ma che strano, però questo commento in particolare mi è piaciuto, perché allora, questo era un video, non si capisce così, ma questo era un video in cui facevo vedere le Chanel classiche, e le Chanel classiche, quello lì, ok, hanno questo motivo, e 92119 viola, che tra l'altro ha la foto di Creamy. Allora, questo io l'apprezzo tanto, devo dire. Potevamo essere amiche? Se tu fossi stata un po' più carina con me, potevamo anche essere amiche e creare un bond sui cartoni Disney che guardavamo da piccole. Però tu mi vieni a scrivere, mi fa ridere di brutto, non le voglio nemmeno se me le regalano, la trapunta è per il letto, emoji con gli occhialini tipo ah che genialata, ho appena detto. Mi fa ridere perché non avevo mai pensato al pattern delle borse Chanel come una trapunta. Io penso che Coco Chanel si stia tipo rivoltando nella tomba, quando non avevo mai associato le borse Chanel ad una trapunta. Questa è nuova e fantastica. Voglio che immaginate tutti 92111 viola mentre rifiuta una Chanel perché dice no, mi ricorda troppo la trapunta per il letto, non la voglio, grazie. Poi sotto ad un video in cui facevo vedere la mia collezione di borse, o le mie borse preferite, insomma, su TikTok, c'è user 448275 che mi scrive, e tra l'altro me l'hanno scritto in tanti, me l'hanno scritto tutta pubblicità, anzi in questo caso tutta pubblicità con una B e senza l'accento. Io veramente, cioè, TikTok mi spaventa, sto vedendo, veramente vedendo la grammatica mi preoccupano un poco, cioè nel senso, tutta pubblicità. Allora, io non so perché me l'hanno scritto così in tanti questo, ma non stavo facendo pubblicità alle borse di Chanel o alle borse di Gucci o di Givenchy o di Dior, assolutamente no. Tutte le mie borse sono state acquistate da me, per moi, regali da me, per me, e le ho pagate acquistandole nelle boutique. Non faccio pubblicità per Chanel, purtroppo. Chanel, contattami. E magari, ma no, assolutamente, le borse le acquisto io, e se un video è una pubblicità ci metto sempre l'hashtag, la dicitura ad. Non carico mai 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 contenuti pubblicitari che non abbiano la dicitura pubblicità ad, in partnership with, eccetera eccetera. Non l'ho mai fatto, mai lo farò, quindi non capisco perché vedendo un video di TikTok di me che faccio vedere le mie borse preferite mi venga detto, e addirittura mi segnalino il video, perché quel video mi è stato segnalato e TikTok mi ha chiesto se era una partnership retribuita, e io ho dovuto dire cioè no, e non so neanche da dove gli è uscito. Ok, qui c'è un altro commento che la grammatica italiana l'ha lanciata, praticamente preso il libro di grammatica, l'ha lanciata fuori dalla finestra, non l'ha mai più visto. Allora, qui c'è Gaia Free TikTok, notare che anche qua non c'è cognome, non c'è foto profilo, non si sbaglia mai. Ma perché non aiuti tante associazioni di animali con tutti i soldi che butti lì? Di sì, curo, non ti pentirai di nulla. Non mi metto a correggere i tuoi errori, cara Gaia, perché altrimenti siamo qua fino a domani. Ma mi spieghi perché pensi che io non faccia beneficenza? Cioè, che cosa ti fa pensare? Cioè, il fatto che io abbia qualche prodotto costoso automaticamente ti fa pensare che io non faccia beneficenza? Cioè, ma perché? Perché la mente delle persone funziona così? Non è assolutamente vero, io la faccio, e come? E sì, anche agli animali, ma non mi piace parlarne, perché quando faccio un bel gesto lo faccio per il solo fine di aver fatto del bene. Non mi interessa dirlo neanche a mia mamma, non mi interessa dirlo a nessuno. L'idea di aver fatto del bene a degli animali o a delle persone mi rende felice, è l'unica soddisfazione che voglio avere e che mi interessa avere. Non ho interesse a venire a raccontare sui social la beneficenza che faccio, ma questo non significa che io non la faccia. Questo non significa che chi fa beneficenza e viene a dirlo sui social sia una persona cattiva o abbia fatto beneficenza solo per andarlo a sbandierare sui social, perché neanche questo è vero. Ognuno è diverso, la cosa importante è se si hanno le possibilità, la cosa importante è farla la beneficenza, non è importante
venire a dire ho fatto beneficenza. Cioè, mi sembra quasi di annullare le cose belle che faccio se vengo a sbandierarle, perché poi non le faccio per il solo fine di farle. Non so se ha un senso quello che sto dicendo. Quindi Gaia, hai ragione, bisogna sempre fare beneficenza, ma prima di dare delle cose per scontate, anche per te lo stesso dizionario di quello di prima, magari vi trovate assieme e studiate un po' la grammatica italiana e potrebbe essere un'idea, così fate anche amicizia tra voi hater. Poi c'è questo commento di Lavinia Roxana che io non riesco bene a comprendere se si tratta di un insulto, di un'offesa o... cioè non riesco proprio a capire, cioè aiutatemi voi. Ma il shopping, cioè anche qua, ma veramente, ma l'italiano, ma il shopping lo fai a Bazar Turchia? E che c? Allora, no, anche prima lo smile mi sono dimenticata, già prima c'era. Ma il shopping lo fai a Bazar Turchia? E che c? Vi giuro, io non capisco che cosa vuole dirmi. Penso che mi stia dicendo che le mie cose sono false, oppure esiste un negozio che si chiama Bazar Turchia, è una città in Turchia, non la conosco, non lo so. E poi C, punto interrogativo con tantissime stelline, che parolaccia è? Che cos'è? Che cosa significa? Vorrei ridere anch'io se tu mi spiegassi il significato del tuo commento. Altro commento della serie, non ho la più pallida idea di quello che tu stia dicendo, c'è Magda Belcin Magda B che mi scrive: scusa, ma fai la pubblicità? E ha scritto pubblicità correttamente con l'accento, cioè ragazzi, già qua io ho 5 stelline. 5 stelline. Scusa, ma fai la pubblicità nascosta, non che altro. Punto. Come mai tutta la roba che tu compri è scomoda? O ti prefunti con i brand costoso? Non credo una... Ormai ho capito che nei commenti di TikTok l'italiano è praticamente, diciamo, una lingua arcaica che non si sa più che cosa sia e non ha più regole praticamente, perché, cioè, a meno che tutti questi commenti non siano stati scritti dalla stessa persona, non mi spiego il livello dell'italiano. Penso che anche lei volesse intendere che faccio pubblicità nascosta, cioè tipo non ci possono credere che le Chanel e le mie borse o le cose di lusso che ho, io me le compri con i miei soldi, cioè deve essere per forza o che me le regala qualcuno, o mio papà o mio marito o mio fidanzato, cioè nel senso da donna non puoi averle, oppure è pubblicità nascosta, i brand te le regalano, cioè non esiste proprio l'immaginario collettivo che una donna possa essere indipendente, lavorare, comprarsi e permettersi tutto quello che vuole, cioè non so perché mai è così. È ripartita benissimo cara Magda con il tuo italiano, ma solo nella prima frase, poi dalla seconda in poi è un disastro. Non riesco neanche a capire quello che mi stai dicendo, perché ti prefunti con i brand, poi brand scritto con la E, cioè la B maiuscola e la E. Nel dubbio diciamo che ti risponderei in un modo che però qua su YouTube non si può dire, ma vi lascio immaginare. Altra perla fantastica ce la lascia Madda Spam, che dice: ragazzi, sentite qua perché questa è veramente veramente pesante da digerire. Ma tua mamma è cia e tuo padre è nel... eh? Cioè, non ho capito assolutamente nulla di questo commento. Non ho capito che cosa c'entrano i miei genitori. Non ho capito se vuole essere un insulto, una domanda e una curiosità. Non ho... cioè, veramente, ragazzi, io non so. Cioè, io ho perso ogni speranza nell'umanità, perché il livello di questi commenti su TikTok, cioè io penso che si commenti da solo, non devo neanche dirlo io a che livello è. Passiamo a quest'altro commento di altissimo livello intellettuale, qui proprio ragazzi siamo una spanna sopra tutti, di Emir Tance, Emir Tance, anche qua tutto anonimo, che mi dice: è con l'accento, è la collezione di toys, quando ce la mostri? Era un video probabilmente in cui facevo vedere o la collezione di profumi o la collezione di borse, insomma. Carissimo Emir Trans, io penso che tu abbia sbagliato sito. Questo è YouTube, YouTube. Penso che tu stessi cercando, anzi quello è TikTok in realtà, penso che tu stessi cercando un altro tipo di you,
ma quello è un altro sito, ok? Quindi ragazzi, questo è quanto per il video disagio di oggi. Se sapete decifrare alcuni di questi commenti, fatemi la traduzione, se comprendete questi linguaggi arcaici. Io spero che vi sia piaciuto questo video, se è così cliccate like e iscrivetevi al canale, mi raccomando, e attivate la campanella. Io vi mando un bacio gigantissimo, veramente. Siete pronti per il nostro abbraccio finale che non può mai mancare? Venite qua che vi abbraccio forte forte forte, e io vi aspetto domani sempre alle 17:30 con un nuovo video. Ciao.